Buongiorno a tutti, sono Laxira Malinga e parlo a nome della classe quartet. Oggi sono qui per parlarvi di un problema che riguarda gran parte dell'Italia, il problema della gestione dei rifiuti, che secondo me e la mia classe dovrebbe aspettare allo Stato. Ebbene, in Italia si producono all'anno all'incirca 567 tonnellate di rifiuti, come sostengono i dati Istat del 2012, per abitante all'anno, di cui più della metà sono quasi agroalimentari. Solo il 73,5% di questi vengono smaltiti, come ci dice invece l'Unione Europea. Il resto viene abbandonato, provocando danni incalcolabili sia per la salute ma anche per l'ambiente. Voi vi chiederete a questo punto, di chi è la colpa? Ebbene, la colpa non è del singolo, bensì dei capi di questa organizzazione, quelli che gestiscono tutto, ovvero gli enti locali. E qual è la nostra soluzione? La nostra soluzione sta nello Stato stesso. Ma cos'è lo Stato? Lo Stato è il fondamento della nostra società e della cooperazione delle civiltà umane e è lo strumento più benefico per promuovere la felicità e il benessere umano. Dunque, io, come penso anche tutti voi, in qualità di cittadina italiana, preferirei affidarmi alla decisione di organismi super partes, i quali vedo più nello Stato piuttosto che in un'amministrazione locale che può operare scelte di parte o in alcuni casi addirittura egoistiche. Inoltre, io e la mia squadra crediamo fermamente che lo Stato si occupi del bene di tutti, mentre le comunità locali non hanno né il mezzo né le risorse per occuparsene direttamente di questa gestione. Per di più, bisogna ricordare che lo Stato è garante della salute pubblica. Dunque, lo Stato sarebbe l'unico ente in grado di prendere decisioni sia riguardo dell'una e sia riguardo dell'altra. A questo punto vorrei dire perché secondo noi conviene lasciare questa decisione nelle mani dello Stato. Innanzitutto ci sarebbe un guadagno in denaro e sarebbe l'unico ente in grado di prendere decisioni, di trovare un compromesso tra salute pubblica e gestione dei rifiuti. E infine ricordiamo che lo Stato agirà sempre e solo per il bene di tutti quanti, a differenza delle entità locali che si occuperanno solo ed esclusivamente delle comunità locali. Per concludere, vorrei precisare che non si tratta di un inceneritore in più o un inceneritore in meno, che ci fa del male o del bene, ma di riciclare. È questa la giusta parola che solo lo Stato è capace di fare. Dobbiamo dunque fare in modo che lo Stato possa agire, lasciando questa mansione nelle sue mani. Grazie.